ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione col sito NBiz. In questo tutorial il protagonista è la catena strass in acciaio dorato. Ho realizzato questi orecchini che ho chiamato appunto Selene. Sono davvero molto luminosi ed eleganti. Vi lascio ai materiali e al tutorial per realizzare gli orecchini. E vi lascio ovviamente le immagini degli orecchini indossati. Il materiale per poter realizzare gli orecchini Selene è il seguente. Innanzitutto un triangolino di Lazy Stiff Stuff. Questo triangolino misura esattamente 2 cm di base, invece il laterale misura 1,5 cm. Il triangolino ci servirà proprio da base per andare a ricamare la catena strass. La catena strass l'ho scelta dal sito NBiz, questo è appunto il codice della catena. Giù nell'info box vi linkerò anche il link diretto per questa catena, che sarà proprio il protagonista di questi orecchini. La catena è in acciaio dorato, è davvero bellissima, è di 1 mm come vi dicevo prima ed ha lo strassino crystal, è davvero molto molto luminosa, non so se rende in videocamera però vi assicuro che è davvero molto luminosa. E già ho ritagliato i vari segmenti che appunto andranno a comporre l'orecchino Selene. Dopo in dettaglio vi illustro tutte le varie dimensioni di ogni segmento. Vi dirò appunto quanto misura ogni segmento per realizzare appunto l'orecchino Selene. Oltre alla catena vi occorre anche un ago. Questo qui della Pony misura 12, come filo sto utilizzando un Miyuki bianco, come perno andrò ad utilizzare un perno in acciaio. Oltre alla Lazy Stiff Stuff vi occorre anche un cartoncino, qui come vedete già ho disegnato la forma del nostro triangolino e ho anche già disegnato la forma un po' più piccola del triangolino, perché andremo appunto a ritagliare questa forma più piccolina per poi adagiarla e incollarla sul retro della Lazy Stiff Stuff. E infine, oltre al cartoncino, vi occorre un tessuto che andrà a rivestire il nostro perno sul retro. Io ho scelto questo qui, che è la finta Alcantara in questa bellissima colorazione miele, ma va bene anche l'ultra suede o anche della pelle, della finta pelle, quello che avete in casa. E niente, buon tutorial! Rieccomi, come primo passaggio dovete appunto tagliare la catena strass. La catena strass, vi dico subito quanti centimetri, un unico segmento che è quello lì centrale che misura esattamente 5 cm, poi vi occorrono 2 segmenti, appunto questi qui, che misurano esattamente 4 cm, poi altri 2 segmenti ancora più piccolini che misurano 3,3 cm e poi gli ultimi 2 segmenti che misurano 2,5 cm per andare appunto a ricreare questa sorta di punta. Queste sono appunto le misurazioni della catena strass. Poi vi occorre, come vi dicevo prima, un pizzico di colla Vinavil. La colla Vinavil, oltre a realizzare, ad incollare il retro del cartoncino, ci servirà anche per andare a fissare leggermente le nostre catene strass sulla Lazy Stiff Stuff. Basterà davvero un pizzico di colla per andare ad adagiare le nostre catene ed eccolo qui, ho già impuntato le catene strass sulla Lazy Stiff Stuff, questo è il risultato, vedete? Ho solo aggiunto un pizzichino di colla e poi ho fissato le catene lasciando un leggero spazio tra un castone e l'altro e questo è appunto il risultato. Adesso andremo a cucire queste catene ovviamente con il filo Miyuki, quindi adesso vado a prendere l'ago e filo e andiamo a cucire tutte le catene strass.
Ed eccomi qui, questo è il risultato. Vedete qui nello spazietto davvero piccolissimo tra una catena e l'altra sono andata a cucire tutte le catene strass, anche qui in basso. Vedete, qui c'è un piccolo segmento di catena che ci consente appunto di bloccare anche la catena strass qui in basso, e questo è il lavoro sul retro. Adesso mi ritrovo a fuoriuscire esattamente da uno di questi spazietti qui vacanti e qui andrò ad inserire una rocaille 15-0. E qui in questo spazietto qui vacante, e qui andrò ad inserire una rocaille 15-0 sul mio ago e rientro nel lavoro, nella resistive stuff. E qui andrò ad inserire una rocaille 15-0. Quindi inserite una rocaille 15-0 sul vostro ago e rientrate nuovamente nella resistive stuff. Quindi una rocaille 15-0 sul vostro ago e rientrate nuovamente nella Lazy Stiff Stuff. In questo modo. Rieccomi, ho inserito esattamente solo 4 rocaille 15-0, la prima, la seconda, la terza e la quarta. A questo punto vado a bloccare il filo sul retro e vado a ripassare all'interno della lesi in questo modo, vedete? E ripasso con l'ago anche in questa piccola asolina che si è creata. Ritaglio il cartoncino. Ok, in questo modo. Prima di andare a incollare il cartoncino, passate il perno nel centro del cartoncino, in questo modo, e poi un goccino di colla Vinavil e incollate il perno. Ed ecco qui gli orecchini Selene terminati. Questo è il davanti e questo è il retro dell'orecchino. Ho realizzato appunto una cucitura al brick stitch, uguale anche l'altro orecchino. Spero che il tutorial sia stato di vostro gradimento. Lasciatemi un like e condividete il video con le vostre amiche creative. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao!